Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi, video prepartita di Napoli-Milan con una piccola analisi prepartita, probabili formazioni. Prima di cominciare però ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video più o meno qui sotto. Da quest'altra parte iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e il sito internet www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, allora Napoli-Milan, in una live fatta più o meno un paio di settimane fa, dissi a una domanda fatta dal nostro Lollo, che mi chiedeva che cosa aspettavo per diciamo dare un giudizio se alla fine il Milan fosse coinvolto nella lotta scudetto o meno. Ho risposto che io sinceramente sto aspettando l'esito della partita di oggi e quello del recupero dell'Inter. Quindi che daranno chiaramente una situazione, un quadro della situazione definitivo, seppur temporaneo, ma definitivo, nel senso che non ci saranno più partite da recuperare, punti in sospeso e quanto ne segue. Quando potrebbe recuperare l'Inter? Credo e spero che prima della pausa delle nazionali prevista per fine mese dovrebbero recuperarlo, considerate che dovrebbero uscire, non mi ricordo se giocano questo martedì barra mercoledì o l'altro. A breve dovrebbero uscire comunque dalla Champions, quindi poi potrebbero, credo e spero, prima della pausa. Sarebbe importante per dare un minimo di credibilità alla lotta a scudetto, perché posticiparla così che il Bologna si salvi, sia tranquillo e giochi la partita senza nessuna necessità particolare, insomma, potrebbe falsare un po' la questione. Ma rimaniamo a noi. La partita di oggi è importante, importantissima. Scontro al vertice. L'Inter con la partita con la Salernitana è un punto avanti. Ma difatti lo scontro a vertice, prima contro seconda. E come lo affronteranno le due squadre? Napoli, che dovrebbe scendere in campo con il solito 4-2-3-1, Ospina, Di Lorenzo, Ramani, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, e dovrebbe esserci Lobotka nella mediana, tre quarti con Insigne, Zielinski, e a destra dovrebbe esserci Politano, ma attenzione alla possibilità che parta Elmas titolare e Osimhen prima punta. Noi rispondiamo con lo stesso modulo, rispondiamo con Maignan, Calabria, Tomori, Kalulu e Theo Hernandez, Bennacer e Tonali in mediana, tre quarti, Leao a sinistra. Qui ci sono gli unici due ballottaggi, che sono Kessié Diaz, dove pare che alla fine la spunti Kessié, è un ballottaggio un po' più tirato tra Messias e Selemakers a destra, dovrebbe spuntarle brasiliano. In avanti Olivier Giroud. Avremo in panchina Rebic, avremo in panchina diciamo i due perdenti dei ballottaggi, avremo in panchina Florenzi, insomma abbiamo qualche pedina che poi potrebbe essere importante a partire in corso, come ha detto nella conferenza stampa ieri il mister, perché non si deve sempre ragionare sugli 11 titolari, ma si deve ragionare anche sui cambi, che spesso indirizzano o comunque sia modificano l'esito di una partita. Torniamo strettamente a Napoli-Milan. È
È una partita sicuramente importante, sicuramente tosta, sarà difficilissima, però è una partita bella. Bella perché l'adrenalina, l'emozione, le sensazioni che ti danno questo tipo di partite in uno stadio poi caloroso come quello di Napoli sono la vera essenza del calcio. Senza nulla togliere ad altre partite con squadre meno blasonate, però le partite con nei scontri al vertice, che sia in ambito nazionale o internazionale, veramente sono ti danno quel brivido che praticamente ti accompagna per tutta la settimana. Che incide e influenza la settimana dopo, o perlomeno i giorni dopo, fino al prossimo impegno, perché una vittoria chiaramente ti fa stare, ti fa essere euforico, ti fa essere gioioso, una sconfitta ti fa essere un pochettino triste, però rimane l'essenza della partita con due squadre forti, due squadre organizzate con due allenatori capaci, quadrati, che sanno dare la loro impronta alle squadre. C'è questa statistica per cui Pioli non ha mai vinto contro Spalletti nei loro incontri in Serie A. Allora io tendenzialmente ho un po'. Cioè, non penso tanto alla cabala, a quelli che sono i pronostici, nel senso, per me Salernitana-Milan era pericolosa come pericolosa Napoli-Milan. Mi spiego, è chiaro che il Napoli è molto più forte, ma è chiaro come in un campionato molto, c'è chi dice scarso, io dico in un campionato molto competitivo, si può perdere punti con praticamente chiunque. Né dimostrazione la Salernitana, né dimostrazione l'Udinese per noi, così come né la dimostrazione lo Spezia che ha vinto a Napoli senza mai tirare in porta, né dimostrazione l'Inter che va a pareggiare a Genoa con la Sampdoria o col Genoa stesso. Insomma, si possono perdere punti con chiunque. Quindi, poi c'è il nostro trend con le big che quest'anno non è affatto male. E resta la consapevolezza che sarà una partita importante e resta il fatto che, come vi dicevo poco fa, per me la cabala, la cabala, i pronostici hanno un valore minimo rispetto al grado di preparazione, al grado di concentrazione con la quale si affronta una partita. Rispetto per tutti, paura per nessuno, così come per la Salernitana, così come contro il Napoli. Quindi entriamo in campo concentrati, giochiamo come sappiamo giocare. Perché alla fine dei conti uno ci può pure stare di perdere a Napoli con il Napoli. Non sto mettendo le mani avanti, sia ben chiaro, è semplicemente un ragionamento generale. Ci può pure stare di perdere a Napoli con il Napoli, ma è come si perdono le partite. Perché se io le partite le perdo giocando come contro la Salernitana, dico abbiamo meritato di perdere. Come abbiamo giocato anche contro l'Udinese, dico, meritiamo di perdere. Però se giochiamo come abbiamo giocato il derby di Coppa, se giochiamo come abbiamo fatto a Bergamo quest'anno, se giochiamo come abbiamo fatto con lo Spezia, decisione arbitrale a parte, se arriva la sconfitta puoi ben poco recriminare. Puoi recriminare ben poco. Quindi entriamo in campo concentrati, giochiamo come sappiamo, con le nostre idee e tentiamo di vincere. Noi ci saremo nel bene e nel male qui ad analizzare con analisi e pagelle la prestazione dei ragazzi. Se
sperando di avere un largo sorriso stampato sulla faccia. Questo è quanto, ragazzi. Io vi ringrazio. Vi ricordo ancora gentilmente il like al video, iscrivetevi, campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e sito internet www.acminaninside.com. Ciao ragazzi e sempre Forza Milan.